servono progressi più rapidi sull'economia circolare. A dirlo è ufficialmente l'Unione Europea. Secondo il quadro di monitoraggio dell'economia circolare, pubblicato sul sito della Commissione nei giorni scorsi, gli sforzi dovranno concentrarsi sull'efficienza delle risorse, sull'uso sostenibile dei materiali e sul miglioramento dell'economia strategica. Il nuovo quadro di monitoraggio mira a fornire una panoramica completa misurando i benefici diretti ed indiretti connessi all'aumento della circolarità.